Questo ve lo devo raccontare perché aggiunge una tacca alla poca stima che ho per certi giornalisti che dovrebbero informarci correttamente. La TVE, la 1, il primo canale nazionale spagnolo, come tutte le emittenti mondiali, si occupa di Covid-19 tutti i giorni, a tutte le ore, a tutti i minuti. Guardate cos'è accaduto pochi giorni fa in diretta durante il TG nazionale. Il titolo già dice: a Madrid sono raddoppiati i contagi in 24 ore. Si sono registrati 654 positivi, 330 in più in relazione all'ultimo bilancio. Si collegano con il dottor Luis de Benito, uno di quei medici in prima linea fin dall'inizio della pandemia e che sa bene come stanno le cose. Solo che l'intervista prende una piega non prevista. Il dottore decide di raccontare una verità ben diversa da quella che la linea editoriale della TV aveva in programma. La giornalista chiede in quale modo gli ospedali pubblici della Comunità di Madrid si stanno preparando a una nuova ondata di questa malattia. Abbiamo appena sentito persone ricoverate in terapia intensiva e il dottor Luis de Benito ci racconta come sta andando. Lei, che è sempre a contatto con pazienti con coronavirus, si trova attualmente nell'ospedale El Escorial qui a Madrid. Esattamente qual è la situazione? È preoccupante? Possiamo già parlare di saturazione? Guardate la faccia del dottore. Ci sono ospedali che si stanno preparando, aprendo nuovi piani, ma possiamo già definirlo adesso? Continuate a guardare la faccia del dottore che parla da sola. E dice: beh, no, non so esattamente a quali ospedali avete domandato, perché è vero che si sta notando un rialzo del numero dei ricoverati, ma la settimana scorsa all'ospedale El Escorial non c'era nessuno, ieri erano i tre. Andiamo, ci sono 120 letti e non mi sembra una percentuale di saturazione. Forse il momento che l'ospedale è stato più saturo era il 12 ottobre scorso. Sì, il 12 ottobre era il giorno che avevano fermato tutte le operazioni programmate e che i pazienti venivano spostati nelle strutture esterne per le operazioni di minore importanza. Sì, sono i dati forniti dalla Comunità di Madrid di 75 ricoverati. Ma 75 ricoverati in un ospedale di 1300 letti? E lei: sono 540 contagiati. E lui: ma quei 540 contagiati sono PCR positivi? Vediamo se sono dati sbagliati o confusi. Bisogna fare i test PCR, cioè il test sierologico, perché ci sono molte persone che ce l'hanno di fatto. Negli ospedali, ad esempio, uno dà PCR positivo e poi lo contano come Covid, quando Covid non lo è. Beh, c'è una confusione adesso. Stanno aumentando i numeri col Covid. Non è vero. Stanno aumentando, ma non i pazienti con patologia Covid. La patologia Covid è quella che abbiamo visto in primavera, quando c'erano gli ospedali saturi. Ora sì, stiamo avendo un aumento di casi, ma semplicemente perché stiamo facendo molti più test PCR. Però non sono contagiati, sono malati. E lei: ma da lei adesso nel suo ospedale esattamente cosa state facendo voi? C'è un modo per prepararsi per settembre-ottobre? Tutto il personale sanitario è già rientrato? E lui: no, sono tutti in vacanza, come le autorità, il governo, non c'è allarme. Perché allarme non hai? E già di là ridono, eh? C'è una situazione di allerta, ma non di allarme. E lei: e i rimpiazzi per i dottori, i medici, gli infermieri ci sono? E insiste, eh? Non ho idea dei piani che hanno previsto. Le previsioni che si fanno di sospendere le visite, le operazioni, perché non c'è sangue di scorta o non c'è il personale. I pazienti che tutti vogliono vedere non li abbiamo visti, almeno non come in primavera. Bueno, repito, 540 ingressados. E lei non contenta. Bene, ripeto, 540 ricoverati contagiati, 70 in terapia intensiva. Si titula Coronavirus. C'è un libro che lei conosce bene, intitolato Coronavirus dopo il vaccino. Che sta salendo, vacunas, Russia, Alemania. So che sarà attento alle informazioni che stanno uscendo, vaccini, Russia, Germania. Ieri suonavano gli allarmi, oggi sembra che non sarà pronto per l'autunno quello che sembrava avere un po' più di efficacia. Come lo vede? E lui: beh, io non sono un venditore e parlare di vaccino, soprattutto dopo aver messo la paura, credo che serva. La questione è se sia davvero necessario. Primo, che sia sicuro. Secondo, che sia efficace. Ma principalmente che sia necessario o no, quando ormai la malattia ha interessato la maggior parte della popolazione. Considerando che il vaccino, per sua stessa definizione, è uno strumento di prevenzione. Esattamente come da settimane stanno dicendo molti medici italiani. Dice: non so se serve il vaccino, serve un vaccino contro la paura, perché l'allarme sociale che si sta generando con questo a noi medici ci lascia perplessi. Strategicamente andrà bene, ma dal punto di vista medico c'è poca sostanza. Allora ci lascia un messaggio di tranquillità, però io insisto.
Perché abbiamo una media di oltre 1000 positivi al giorno in Spagna. Le faccio un esempio, l'Helicobacter pylori ce l'ha il 50% della popolazione spagnola ed è anche un cancerogeno di tipo 1, detto dall'OMS. Cioè che la metà della popolazione spagnola ha il rischio di avere un cancro gastrico. Questo è grave. Non è un motivo di allarme per i media? Rispetto alla gente che sta ora de vacaciones, già che stavamo citando. Adesso la gente è andata in vacanza, ci aspettiamo un ritorno a settembre. Vacío, podemos decir, las grandes ciudades sí que lo estamos notando, que la gente se ha ido de vacaciones. Lei ha una previsione di quello che potrà succedere o continueremo ad essere così ottimisti? Usted tiene una previsión de lo que pueda pasar o seguiremos siendo tan optimistas? E continua dicendo, in primavera era necessario che i media parlassero del grado di saturazione quando abbiamo portato i pazienti negli hotel perché non c'erano letti a disposizione. C'è una manovra per confinare la gente a settembre facendo credere che siamo stati irresponsabili in estate. Hay una maniobra para confinar a la gente ahora en septiembre haciendo ver que hemos sido muy responsables durante el verano. In primavera sì, ma adesso credo che non sia più necessario. E lì inizia il vociare in studio. Lei a questo punto si sente in difficoltà, incalza e chiede aiuto a un altro giornalista. Creo que nos han encendido un poquito las alarmas. Bueno, aquí está... Le sue parole qui stanno generando alcune critiche. Interviene il collega, sentite cosa gli dice. Va a hablar con usted Francisco Javier Barroso, periodista che sta qui nel plató. Mire, dottore. Senta, dottore, non so se ha capito bene o se gliel'abbiamo spiegato male. Vamos a dejar una puerta abierta, porque decir que no hemos hablado... Dire che non parlavamo della pandemia durante marzo, aprile, maggio, giugno, fino a oggi, è chiamare stupidi il resto della popolazione. Mi scusi se sono molto sincero. Lui contesta e allora il tipo replica. Abbiamo parlato 24 ore al giorno in tutti i mezzi di comunicazione. E lui gli dice, la notizia non è stata trattata allo stesso modo. Senta, ognuno l'ha trattata come gli è stato più conveniente. Però dire che abbiamo trattato la pandemia come ha detto lei, lei in che mondo ha vissuto? Usted in che mondo ha vivido, discúlpeme. E il dottore, dentro un ospedale, amico, lei dove ha vissuto? Dentro una redazione? Dentro los hospitales, amigo, ¿usted dónde ha vivido? ¿Detrás de una redacción? No, io sono stato per strada, ho visto i morti. Ferma, y le vuelvo a decir lo mismo, se ha trattato la pandemia. Ah, ha visto i morti, ha firmato lei i certificati di morte. Purtroppo non ho questa fortuna. Vamos a dejarlo aquí, cada cual ha podido exponer. A questo punto, finita la diretta, il dottore ha dovuto replicare in privato. Per tutta la settimana abbiamo visto nei titoli della stampa la crescita dei casi. A marzo, ad aprile abbiamo avuto la pandemia e avevamo gli ospedali pieni. Ma sono in contatto con un team di 300 medici e infermieri che sono sparsi in 196 ospedali in Spagna. Ho chiesto loro di aggiornarmi. Nei loro centri sanitari hanno in media lo 0,63% di letti occupati da pazienti con coronavirus. Una percentuale un po' bassa, per fortuna, ma contrasta molto con l'allarme sociale che è stato lanciato. Soprattutto se tenete conto di una cosa, e cioè in quel 0,63% dei pazienti ricoverati, l'80% di loro sono ricoverati dalla primavera, cioè sono pazienti che hanno una grave malattia e sono in convalescenza da prima, e a malapena il 20% sono entrati durante l'estate, ma molti entrano e vengono dimessi subito. Nessuno di cui sono stato a conoscenza è in terapia intensiva, nessuno di quelli che sono entrati in estate. Solo un ragazzo di 22 anni è andato in terapia intensiva, è venuto con preavviso con una intossicazione da alcol. In Spagna vediamo un rialzo di tromboembolia polmonare, ma quello che voglio dire è il grande contrasto fra i titoli della stampa e televisione che bombardano di notizie che ci sono più pazienti con coronavirus. Ora non vediamo pazienti da nessuna parte. Poi contrasta un po' con l'allarme sanitario che le autorità e i servizi sanitari stanno trasmettendo alla popolazione. È la salute mentale delle persone che colpisce di più. Se facciamo vivere le persone nella paura, contribuiamo a generare una fobia che da un punto di vista medico in questo momento, e con i dati che abbiamo, non sono giustificati. Grazie, Doc. Evviva l'informazione!